Ben ritrovati sul canale. Oggi i video di prodotti terminati del periodo sono pochissimi, però voglio condividerlo con voi. E mi scuso per l'outfit se è lo stesso che avete visto nel video precedente, ma finito quello ho iniziato a registrare questo, quindi vale la prima. Niente, allora vi voglio far vedere alcuni prodotti che ho terminato, sarà un video breve, perché mi ci sono trovata veramente tanto tanto bene. Allora, partiamo con il detersivo, che è stata proprio la scoperta dell'ultimo periodo. Mi è piaciuto tanto, diciamo, mi darei un 7,5 questo detersivo. Uno, perché vabbè, l'ho trovato in offerta e mi dispiace non averne acquistate altre due confezioni. L'ho trovato in offerta, l'ho pagato 4 euro perché è un prodotto che mi ha promesso 50 lavatrici e io 50 ne ho fatte. È un prodotto che con il 140% di plastica in meno mi è andata a sopperire 3 flaconi di plastica e già solo per questo devo dire che sono stata molto contenta. È un prodotto completamente biodegradabile e ve lo leggo qua. Rapidamente biodegradabile, scusatemi, senza allergeni, certificato eco bio vegan, quindi magari per chi è interessato a prodotti vegani, questo detersivo fa per voi, con estratti biologici di aloe vera e salvia. Allora, è un prodotto che lo tenete in casa, ha il suo rubinettino, voi prendete il vostro misurino, schiacciate, quando è alla fine dovete schiacciarlo bene bene, però esce tutto il prodotto senza problemi. A me forse ha ancora dentro una lavatrice e devo dire la verità, mi ci sono trovata bene. Questo io l'ho trovato all'Esselunga, però l'ho visto anche che c'è anche al Carrefour e non so in altre parti, però l'ho trovato in grandi magazzini come appunto Carrefour, non lo so se c'è al Conad, fatemi sapere se per caso voi lo avete visto al Conad o alla Coop, però è davvero un prodotto ottimo. Allora, non ha profumo, quindi bisogna sempre abbinarlo con qualcosa se avete proprio la voglia di avere i panni profumati. Ultimamente, perché anche questo l'avevo trovato in offerta, ho utilizzato il Monamour Extra Profumo. Questo l'ho preso appunto all'Esselunga e mi è piaciuto. Per chi ama Monamour, sicuramente è il top. Però fa veramente tanto tanto profumo e sembra una cosa sciocca da dire, ma davvero basta un tappino. Non, se comprate questo prodotto non esagerate perché poi diventa forte il profumo, è buonissimo e ne basta davvero un tappino. Quindi anche questo non ci è dispiaciuto. A prezzo pieno costa parecchio, ma se lo trovate perché costa solo 6 euro. Io l'ho trovato a 3 euro e qualcosa. Quindi ho detto, vabbè, non mi trovavo all'Eurospin, mi trovavo all'Esselunga, avevo finito i profumatori per i panni e ho acquistato questo. Non credo di ricomperarlo proprio perché appunto se non si trova in offerta, però se siete amante del Monamour, questo è da avere. Poi, un altro prodotto che vi voglio far vedere è sempre un detersivo, che questo l'ho acquistato ancora prima di questo. Di questo detersivo, però l'ho un po' abbandonato perché mi ci trovavo bene, eccetera, eccetera. È questo, lo spuma di champagne fresco pulito. Questo qua è molto forte come profumo, anche questo in confezioni riciclabile. Ha proprio questo, sì, è fresco puro, è un po' forte, ne basta poco. Se avete un misurino è meglio perché con 45 ml, io ne utilizzo meno di 45 ml, va a lavare molto molto bene, quindi è un prodotto anche questo buono, però non ha tutte le caratteristiche di quest'altro, no? Quindi se proprio avete un'esigenza diversa, questo della lavanderina è sicuramente stra indicato. Gli ultimi due prodotti è lo sgrassatore della Vert. Con questo sgrassatore universale mi ci sono trovata benissimo, lo sto utilizzando da tantissimo proprio perché lo alterno, come non voglio ripetermi, come ho detto nel video precedente, lo alterno magari alla multisuperficie, allo sgrassatore, al disinfettante, quindi
Questo qua mi è durato tanto, ma ha davvero un buon profumo. Lo utilizziamo per fare la polvere, lo utilizzo magari per andare a pretrattare, non so, la divisa, eccetera. E mi è piaciuto molto. Quando è in offerta, è da prendere questo qui della Chantecler, davvero un buono sgrassatore. Quindi super promosso. E l'ultima è una paglietta, una spugna di acciaio, una paglietta, sì. E della Glizzy, se la trovate della Glizzy della Vileda, ce ne sono tre dentro e questa secondo me è la cosa migliore che potesse suggerirmi la mia mamma, perché vado a lavare le pentole e il fondo delle padelle e anche i fuochi, quindi ne ho una per i fuochi, per le padelle, ed è ottima. Sinceramente, personalmente non riesco a trovarmi tanto bene con le spugnette saponate tipo della Bravo, non mi fanno impazzire. È davvero tanto tanto tempo che non le compro, ma saranno forse 1 anno, 2 anni, forse già 2 anni, e ho preso ad utilizzare questa che è ottima, veramente mi lascia le padelle, le pentole perfette, quindi straconsigliatissimo. Ecco, il video è molto molto breve, ma mi faceva piacere condividere con voi questi 4 prodotti che ho utilizzato. Ringraziarvi per aver visto il video, per essere stata in mia compagnia. Vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!